Buongiorno! Stamani sole pieno e neve sui monti e io me ne vado al corso di Enneagramma! Sono contenta, non vedo l'ora. Vi volevo fare un saluto perché dopo la mia settimana di polemica comincerà la mia settimana di felicità e di novità, quindi vi renderò partecipi delle mie cose, speriamo, perché c'ho sempre il bambino di mezzo che mi gira tra i piedi, le gambette, monta, mi monta un collo, è un gran casino. Comunque, è la gioia della mia vita. Vi saluto, un bacio a tutti, fate un buonissimo weekend, andate a giro, state fuori, noleggiate una bicicletta, noi abbiamo le mura belle, pedonabili, quindi cercate di fare qualcosa, non vi fate imbambolare dai programmi televisivi, non vi fate imbambolare da impegni che si possono anche rimandare, state con la famiglia, con gli amici, con le persone che vi vogliono bene. Ma poi a noi, ma che ci fa? Ma non ci deve ammazzare nessuno! Bisogna svegliarsi la mattina e andare a quel posto a tutti quelli che ci vogliono male, a tutti quelli che ci mettono le paure addosso. Bisogna essere un po' avanti, capito? Bisogna andare avanti, bisogna vedere oltre, bisogna cercare di dirci che tutto passa, tutto quanto passa. Passa tutto, credimi, anche le cose che sembrano le più terribili passano, perché il tempo scorre, il mondo è tutto in movimento, la vita gira, continua, non c'è mai un giorno uguale all'altro, non c'è mai una foglia che abbia la stessa forma, la stessa posizione dell'ora prima, del minuto prima. Quindi andiamo avanti, sempre con un bel sorriso, incontrate le persone, non siate musoni. Si gira in macchina, ragazzi, quando mi giro così per vedere chi c'ho accanto mi mangerebbe vivo. Allora la bellezza è fargli un bel sorriso. E questo ti fa... Questa che cacchio vuole? Però vabbè, continuerete a ridere, non ve lo qua, provate. Bisogna ridere, bisogna sforzarsi di ridere. Sento un po' cretina, però aspettate. Ok, vedo che va molto meglio, quindi ci riprovo, aspettate. Oddio, scusate, è partita. Ora faccio un incidente, speriamo di no, ci ridiamo sopra proprio. Oh, che bello, un po' di luce. All'inizio ci si sente un po' stupidi. Se ogni mattina quando aprite gli occhi dal letto fate questo esercizio, vi assicuro che funziona, cambia un po' la percezione del giorno che verrà.